Allora, posso. Aspetta un secondo. Buongiorno, grande piacere e onore avere con noi il professor Cerulli Relli oggi per la sua lezione, che diciamo, su uno sfondo wikiano, ma insomma si occuperà molto di interpretazione, ma anche sulla scia di quella bellissima tavola rotonda di ieri, di cui io sono molto contento e a cui Enzo ha dato un contributo rilevante insieme a Gennaro Carillo e a Fabrizio La Monaco. Ieri, diciamo, tavola rotonda wikiana, dico il diritto. Ma insomma, mi sembra che questa costruzione, forse un po' barocca, ma di questo seminario in 5 giorni abbia visto dei contributi rilevanti. Ora, non è che uno se lo dice da sé, ma insomma, basta riguardarli, ascoltarli sul canale. Lo dico anche perché diamo per scontato che lo si sappia, tantissimi lo sanno, però ci sono anche alcune persone collegate sul canale, diciamo, YouTube dell'Istituto Accademia IISF, dove si trovano tutto, si trovano tantissime cose e anche i seminari più recenti. Non la faccio lunga e do subito la parola al professor Cerulli Relli, ringraziandolo. Ci fa molto piacere averlo qui in questo palazzo e niente, l'ascoltiamo con grande piacere e pronti poi a discutere, a dibattere, come sempre. Ovviamente sono io che ringrazio, questo è ovvio, e tra l'altro è per me un onore stare qua dentro con voi, con Pepe Rossi, con studiosi di primissima importanza come quelli che abbiamo sentito ieri. E dunque, qua io vi farò un discorso un po' disordinato, sia perché, sapete, la teoria dell'interpretazione è il cuore della scienza del diritto, è anche la parte principale del metodo, il metodo giuridico, fondamentalmente si identifica con la teoria dell'interpretazione. Tra l'altro è un tema sul quale sto lavorando per fare un saggio, spero che uscirà tra qualche mese, quindi quando uno ci lavora nelle cose si affostellano tanti. Dunque, innanzitutto alcune premesse di carattere sistematico e anche costituzionale. Cioè, noi viviamo in questo ordinamento nel quale viviamo, che poi è integrato in quello europeo, è un ordinamento che può essere identificato come si dice in dottrina, poi insomma si può discutere, come stato costituzionale di diritto, quindi non solo stato di diritto, ma stato costituzionale di diritto, perché è retto da una normativa superiore che è appunto data dalla Costituzione. Tra l'altro oggi è retto da un'altra normativa superiore, non solo la Costituzione, ce ne sono due adesso, anzi la seconda tende a sopraffare la prima, ed è il diritto europeo, trattati e anche diritto derivato. Ora, in questo sistema esiste una norma fondamentale, peraltro, insomma, nota a tutti, e cioè che il giudice è soggetto alla legge. La legge, cioè quella che dà le regole fondamentali della convivenza sociale, non è compito del giudice, il giudice è soggetto alla legge. Che non significa, badate bene, che il giudice è soggetto solo alla legge. Il giudice è soggetto alla legge, ma il giudice, quando va ad applicare la legge, a risolvere i casi dell'esperienza, deve tener conto di tanti altri fattori, non solo della legge. Però certamente possiamo affermare che in un ordinamento di questo tipo vi è il primato assoluto del legislatore nella costruzione dell'ordinamento. Anche perché in questo tipo di ordinamento vige il principio democratico. Quindi, guardate bene, la normazione primaria è sempre compito del potere politico in tutti gli ordinamenti. Ma qual è il potere politico? Nell'antico regime il potere politico era il sovrano. In un ordinamento come il nostro, il potere politico, almeno quello maggiore,
cioè il titolare della potestà legislativa, è il Parlamento, il quale è legittimato all'esercizio del potere da una designazione popolare, no? Quindi il primato della legge rispetto alla giurisdizione significa anche primato del principio democratico. Tant'è vero che alcune trattazioni, per esempio, cito l'ultima, chi si interessa del problema, del tema, insomma, forse può utilizzare la voce interpretazione conforme a Costituzione del professor Luciani, uscito sull'Enciclopedia del Diritto 2 o 3 anni fa. Ecco, per esempio, lì si richiama la vecchia questione del rapporto tra il principio democratico e il principio aristocratico, no? Perché giudice. La giurisdizione è opera dei sapienti, cioè di coloro che applicano la legge, esercitano i loro compiti in virtù di una propria sapienza, che è la sapienza giuridica, la formazione, no? Non in virtù di un mandato popolare. E ancora, noi interpretiamo, insomma, una corrente alla quale mi sento di aderire, vede l'ordinamento giuridico non solo come un insieme di norme, ma vede l'ordinamento giuridico come esperienza giuridica. Cioè, ci poniamo, molti di noi, insomma, in una linea di pensiero che da noi in tempi abbastanza recenti, insomma, nel scorso secolo, ha avuto un esponente fondamentale in Capograssi. Ci poniamo nella linea che vede la costruzione dell'ordinamento giuridico di Santi Romano, cioè l'ordinamento giuridico come un insieme di norme e poi di tutta una serie di fattori di carattere organizzativo che reggono l'assetto della vita sociale, le prassi, la giurisprudenza, ma anche proprio l'assetto del potere, come funziona, qual è la regola che regge un ministero, per esempio. C'è qualche norma. Ma poi in realtà il problema è quello di assetto nei rapporti di potere tra la burocrazia e il potere politico, come si sistemano, come funzionano, come evolvono. Quindi in questa linea, diciamo, se volete ideologica, comunque in questo tipo di concezione del diritto, la giurisprudenza riveste un ruolo assai maggiore che in una concezione del diritto di tipo positivistica, l'assolutismo giuridico che piaceva a Grossi, la quale invece vede la giurisprudenza come del tutto subordinata a mera applicazione della legge e così via dicendo. Oh, questa è una prima premessa. Poi ce n'è un'altra, che è data dall'esigenza di avvicinarsi al problema dell'interpretazione, alla tematica dell'interpretazione, soprattutto se la guardiamo come opera della giurisdizione, che l'interpretazione non è solo quella della giurisdizione, sia ben chiaro. Occorre avvicinarsi con la massima cautela, perché è un tema pericoloso, molto pericoloso. All'inizio dell'esperienza nazista, in un famoso episodio noto, molto noto agli storici, furono bruciate una serie di leggi e, proclamando la lotta contro il paragrafo, il comma, la singola norma, la
singola norma, perché l'ordinamento non vive delle norme, ma vive delle applicazioni dei giudici e degli altri pubblici poteri nello spirito del popolo, capite? Nello spirito del popolo. Lo Stato di diritto è sostituito da uno Stato di giustizia, dice niente di meno che Carl Schmitt all'inizio dell'esperienza nazista, più grande giurista del Novecento. Gerechtigkeitsstaat, uno Stato di giustizia, di uno Stato di cui lo Stato di diritto diviene un controcanto, un'antitesi. Depotare, depotenziare la legge a fronte dell'interpretazione, cioè a fronte dell'applicazione, nella quale emerge lo spirito del popolo, interpretato secondo gli orientamenti del regime. Quindi è un tema molto pericoloso. E c'è una famosa citazione di Forstorff. Forstorff era nazista più ancora di Schmitt, molto più giovane. Però poi dopo la guerra invece divenne un corifeo del liberalismo. E c'è una frase che è molto citata, si chiama La cambiale di Forstorff, perché lui dice: chi si affida a tale valori etico-morali soprapositivi, überpositivengehalte, sopra il diritto positivo, sigla una cambiale per il futuro, dice Forto, della quale non si conosce il presentatore, se sfortuna vorrà che sia presentata. E del resto, la cambiale di Forto, e del resto, ieri abbiamo visto, parlando, per passare da tutt'altra cosa, parlando del Vico, abbiamo visto che lui in più punti sottolinea il fatto che nei governi degli ottimati, gli ottimati non vogliono le leggi, l'aristocrazia non vuole le leggi, anzi vuol tenere tutto in sé il problema dell'interpretazione, ma nei governi popolari invece le plebi vogliono le leggi, perché le leggi li proteggono. La certezza delle leggi, non la sapienza degli ottimati, dei legislatori, dell'aristocrazia, ma le leggi proteggono il popolo, proteggono il governo popolare. C'è proprio un passo di Vico fondamentale in cui lui spiega questa differenza. Poi dice ancora, quando poi arriva il monarca, lui a sua volta conserva le leggi per tenersi buono il popolo, mentre gli ottimati, gli aristocratici, non vogliono le leggi, fanno quello che vogliono loro, anche nel bene comune, anche nel bene comune. Quindi vedete che il tema è molto, molto delicato. Ora, passando però al tema, soprattutto tenendo conto dei dati dell'esperienza, adesso ve ne darò qualche esempio, dei dati dell'esperienza,
io ritengo che non possa non aderire a questa corrente dottrinale che va da Gadamer a Mengoni, ad Ascarelli, a Grossi, con diverse gradazioni. E cioè una formula, una linea dottrinale, secondo la, forse lo scritto di Ascarelli, almeno in Italia, è stato il primo, il 57. Poi Mengoni l'ha svolto in maniera molto più compiuta utilizzando la filosofia tedesca, cioè utilizzando Gadamer e Heidegger. Cioè una linea nella quale è congiunta l'interpretazione e l'applicazione in un processo unitario che parte tutto dal fatto. Il giudice, l'operatore che va a interpretare, lo fa in quanto deve risolvere un caso. Soltanto in quanto deve risolvere un caso. E quindi dalle esigenze del caso il giudice, interpretando le norme vigenti, ne stabilisce la regola. Diceva Ascarelli, a rigore la norma vive come norma solo nel momento in cui viene applicata. E perciò appunto ogni applicazione di una norma richiede l'interpretazione di un testo, e cioè in realtà la formulazione ai fini dell'applicazione della norma. Una volta applicata al caso per la cui soluzione è stata elaborata in base a un testo, sempre in base a un testo, la norma diventa essa stesso testo. Nella forma di precedente, a sua volta bisognoso di interpretazione, ove successivamente vengano fuori altri casi di applicazione. E qui c'è tutta diciamo, l'indagine sul concetto di comprensione, elaborato soprattutto da Gadamer. La comprensione nella quale c'è una forte componente soggettiva. Anzi, c'è la teoria della precomprensione, la precomprensione. Secondo questa linea dottrinale, dove appunto l'elemento soggettivo è forte, però deve essere controllato, la precomprensione vuol dire la formazione ideologica del giudice, la sua vicenda storica. Dice Mengoni, la precomprensione non è postulata dall'ermeneutica moderna come fattore che promuove la comprensione, ma come condizione esistenziale della quale l'interprete deve essere consapevole per poterla metodicamente controllare e correggere, così fondare la comprensione. Proprio l'attività interpretativa e applicativa sui fatti stessi, mettendola al riparo da anticipazioni temerarie e premature, da precipitose assolutizzazioni, da ideologie e così via. Però resta il fatto che l'applicazione della norma al caso concreto è fondamentalmente opera dell'interprete che la applica e diciamo pure del giudice, il quale nella sua opera di comprensione fa sue le esigenze del caso, il problema
problema da risolvere e individua la norma nel contesto delle norme che sono disponibili. Quindi vedete che in questo orientamento è, insomma, l'opera del giudice, dell'interprete, ma quindi del giudice, acquista una grande forza, una grande capacità di incidere, no? Perché sei il giudice che crea, e crea, il creare è un verbo probabilmente esagerato, comunque individua la norma del caso di specie, perché un testo, il testo normativo, è sempre, salvo casi ovviamente minori, ma il testo normativo per definizione è incerto, deve essere interpretato, sempre deve essere interpretato e adattato all'esigenza dei fatti. Ieri abbiamo visto questo. Cosa diceva Vico? La ragione della legge è la conformità al fatto, ma la conformità al fatto si vede nell'applicazione, via via che la legge dà luogo nella sua applicazione, dà luogo a risultati concreti nella vita della società. Quindi il comprendere è sempre già applicare, nell'applicazione si comprende, mentre quello che serve è che il giudice stia attento, questo è il suo dovere, che stia attento a non far prevalere gli elementi soggettivi, ecco la precomprensione. Cosciente, deve essere cosciente, sottolinea Mengoni, della storicità della propria situazione, della storicità della propria situazione, guardare ai fatti. Però la componente soggettiva, se volete ideologica, il diverso atteggiamento che il giudice può avere nei confronti dei fatti, il recepire gli orientamenti, ecco, della coscienza sociale, ha in sé una componente soggettiva molto forte. Da qui la pericolosità di questo atteggiamento, perché il giudice è comunque sempre soggetto alla legge, quindi qualsiasi tipo di interpretazione applicativa al caso concreto deve sempre trovare però poi nella legge un aggancio, tant'è vero che le sentenze e tutti i provvedimenti dell'autorità giudiziaria devono essere sempre motivati, a differenza delle leggi, guardate bene, a differenza delle leggi. Proprio per questo necessario e indispensabile aggancio alla legge, ma ecco, la legge poi nella sua applicazione può dar luogo alla costruzione di norme diverse, di norme del caso concreto diverse. Qui adesso comincio un po' a darvi qualche indicazione sul concetto di coscienza sociale, che è un concetto che emerge in larga parte della giurisprudenza, ma soprattutto davanti alla Corte Costituzionale. E qui, per esempio, questo saggio che è breve, che tra l'altro se volete vi lascio, del professor Zanon, che è giudice della Corte, un collega, ma giudice della Corte Costituzionale, si fonda su due casi molto noti. Uno è il caso del cognome della madre. La legge, come sapete, il codice, dà ai figli il nome del padre, non della madre. E questo problema è venuto alla Corte 3 volte.
nel corso degli anni, a distanza 10-15 anni. E in una prima fase la Corte aveva detto no, esiste il principio dell'unità familiare, la questione non esiste. Il nome del padre simbolo dell'unità familiare. E la norma costituzionale dice, parla di unità familiare. Una successiva fase la Corte disse, ma sì, il problema si può porre, però deve essere il legislatore a risolverlo. Poi una terza fase, cioè quella ultima, ha detto no. La mancata previsione della capacità della moglie, della madre anzi, non è detto che sia moglie, della madre di dare il proprio cognome al figlio d'accordo col marito, nella concordia dei coniugi paritaria, è un principio costituzionale. Perché esiste la parità tra coniugi. Ed esiste, guardate bene, vedete come si costruiscono i diritti, esiste il diritto del figlio alla propria identità. Non è detto che l'identità del figlio sia soltanto rapportabile all'identità del padre. Privare il figlio della possibilità di utilizzare ai fini della conformazione della propria identità personale, che è un valore, come sapete, costituzionale, il nome e il cognome della madre è incostituzionale. Punto e basta. Quindi, visto che il legislatore non aveva fatto niente, la Corte fa una sentenza additiva e ammette questa soluzione. In virtù di che cosa? Che la legge non dice così. E la Costituzione era interpretata in maniera opposta fino a poco tempo prima. In virtù di che cosa? In virtù dei rilevanti mutamenti della coscienza sociale. Rilevanti mutamenti della coscienza sociale. Alla luce di questi cambiamenti, poi un altro punto dice, dell'attuale realtà sociale, alla luce di questi cambiamenti, dice la Corte, ah no, aspetta, questo è l'adulterio della moglie, che è un'altra cosa, che la zucco uguale. Comunque, alla luce di questi mutamenti, quello che poteva essere considerato in un certo modo, pochi anni prima, viene considerato in un altro, perché nel frattempo sono intervenuti mutamenti della coscienza sociale. Un altro caso che qui è citato, è molto interessante, questo è addirittura clamoroso, è quello della moglie adultera. Cioè nell'ordinamento precostituzionale, ma che è arrivato fino al 68, quindi la Costituzione era in vigore da 20 anni. Se la moglie tradisce il marito è un reato, se il marito tradisce la moglie va bene. Una cosa che oggi per noi è una. Era così. E la Corte, ma anche in questo caso, la Corte in una prima fase, avete, vabbè, ma insomma, c'è la tradizione, ha detto c'è la tradizione. Poi a un certo punto, la punizione penale del solo adulterio, che si poteva legittimare in nome dell'unità familiare, diceva prima. Era uno dei limiti all'uguaglianza dei coniugi in nome dell'unità familiare. Prima, sempre la Corte, no? Non un'altra, non è che siamo in regime fascista, siamo. È divenuto ora, dice la Corte, ora, siamo nel 68, però, in contrasto con l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, che la stessa disposizione costituzionale affianca alle esigenze dell'unità familiare. Ci sono molti altri casi, ovviamente, che possiamo citare.
Ma si pone il problema, che cos'è questa coscienza sociale? Come fa il giudice a recepire la coscienza sociale? Qui il giudice costituzionale che sta parlando, di cui sto citando il saggio, dice certamente non può essere un'opinione del singolo giudice, ma non può essere neanche un'opinione di un collegio di giudici, di una corte. Deve in qualche modo derivare da fattori oggettivi. Ma quali sono questi fattori oggettivi? Per esempio, un fattore oggettivo sono gli orientamenti della giurisprudenza ordinaria. Il fatto che i giudici ordinari rinviano con ordinanze la questione alla Corte, magari più volte, ripetutamente. Che siano emerse tendenze dottrinali, autorevoli, persuasive, ripetute, la stampa. Manifestazioni di piazza, orientamenti dei partiti politici, dei sindacati. Aggiunge ancora lui, informazioni derivanti dal diritto straniero e comparato. Quante volte dice, ma in Francia c'è, in Germania c'è, e oggi a maggior ragione col diritto europeo vincolante, quando emerge un orientamento nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quello naturalmente poi facilmente si trasferisce in orientamenti della giurisprudenza nazionale. Un altro caso interessante è quello dell'oltraggio a pubblico ufficiale. Il codice penale fascista è ancora in vigore, questa è la parentesi. Nel codice penale è previsto questo reato di oltraggio a pubblico ufficiale con pene molto elevate, anche per lievi offese. E si è posto il problema costituzionale. E la Corte dice, in vestia della questione, che l'eventuale disvalore di questa pena forte per un'offesa, che può essere, non so, quanto sei stupido, che vai cercando, non dico vaffanculo, che quella già, insomma. La Corte dice, ma questo l'eventuale disvalore percepito dalla coscienza sociale circa questa eccessiva gravità, una norma fascista, pubblico ufficiale per carità devono essere rispettati come icone, anche se sono, però dice, sì, però che possiamo fare? Questo lo deve fare il legislatore, siamo sempre lì. Poi dice, ulteriore sintomo, a un certo punto riprende e dice, ulteriore sintomo della definitiva affermazione nella coscienza sociale, della convinzione circa la palese incongruenza della previsione sanzionatoria impugnata. Dice, ma come lo facciamo a capire? Dice, è dato dall'atteggiamento dei giudici di merito, che nel ritenere la norma incriminatrice dell'oltraggio volta a colpire una gamma estremamente vasta di comportamenti, compresi quelli di tenue o minima offensività, per di più in riferimento ad una platea notevolmente estesa di soggetti passivi, i giudici di merito hanno continuato ad avvertire il disagio di essere tenuti a dare risposte sanzionatorie manifestamente eccessive, tanto da continuare a investire la Corte delle questioni. Quindi, vedete, i sintomi possono essere vari, sta poi alla sensibilità del giudice di recepirli. Ma qui siamo nella giurisprudenza costituzionale, quindi
dove insomma lo spazio è amplissimo. Le sentenze della Corte in molti casi stanno in luogo delle leggi, come abbiamo visto anche in alcuni di questi casi. Pensate a tutta quella questione famosa nella stampa, nell'opinione pubblica, del suicidio assistito, il caso Cappato, no? Che era andato semplicemente in Svizzera a aiutare un poveretto che stava in fin di vita e si è beccato una condanna edittale del codice penale, non mi ricordo a quanti anni. Non ha scontato niente, ma insomma, e la Corte disse: no, questo è incostituzionale. Perché pensate quant'è cambiata il nostro atteggiamento circa la sorte dei malati terminali. Non è che il malato terminale deve soffrire per forza, se non vuol più soffrire, sarà pur padrone della sua vita. Quindi qui siamo nella giurisprudenza costituzionale, ma se noi passiamo invece più correntemente alla giurisprudenza ordinaria, troviamo di fronte a una tale congerie di casi in cui la giurisprudenza, soprattutto quella della Cassazione, ma non solo, appare in qualche modo creatrice del diritto, che le teorie opposte, quelle che vogliono tornare a una visione prettamente positivistica, o almeno orientativamente positivistica, e cito per tutti Luciani, la voce interpretazione, non a caso in contrapposizione a Grossi, sono infondate. Sono infondate. Danno non patrimoniale. Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile anche quando non sussiste un fatto reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi previste dalla legge, cioè laddove la legge consente, ai sensi del 2059, il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali. E pone la Cassazione delle condizioni, sezioni unite, quindi il massimo, che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, che il danno non sia futile, insomma, costruisce una disciplina. E dice la Corte. La tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona, articolo 2 della Costituzione, diritti inviolabili dell'uomo. Non è ristretta ai casi di diritti espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma in virtù dell'apertura dell'articolo 2, diritti inviolabili dell'uomo come singolo nelle formazioni sociali nelle quali si svolge la sua personalità, articolo 2. Ma in virtù dell'apertura, ad un processo, in virtù dell'apertura, ecco, dall'articolo 2, ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale, attinendo a posizioni inviolabili della persona umana. Ma quali sono queste posizioni inviolabili? Nel 48 si riteneva che fossero alcune, oggi sono molte di più. E questa è la giurisprudenza che le individua. Naturalmente qui siamo nel massimo organo. Soltanto il massimo organo forse è in grado effettivamente di fare questi salti.
il diritto alla reputazione. Esiste un vero e proprio diritto soggettivo perfetto alla reputazione personale, anche al di fuori espressamente previsto dalla legge, che va inquadrato nel sistema di tutela costituzionale della persona umana, traendo nella Costituzione il suo fondamento normativo, sempre articolo 2. Ciò comporta che l'interprete, ecco, nella ricerca degli spazi di tutela della persona, è legittimato a costruire tutte le posizioni soggettive idonee a dare garanzia ad ogni proiezione della persona nella realtà sociale, entro i limiti in cui si ponga come conseguenza della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo. Il diritto all'oblio, il diritto all'oblio, cioè una volta che esce una notizia, diciamo, lesiva, dopo però qui c'è il problema della compatibilità tra il diritto all'oblio, cioè non è, non, non, ho il diritto che non si parli di me, ma c'è poi il diritto di cronaca, il diritto che attiene all'informazione, quindi questo è. E qui il cognome ne abbiamo già parlato, il cognome materno, quello è fondamentale, ne abbiamo già parlato. Qui c'è proprio, ecco, il concetto del diritto del figlio all'identità personale, il diritto all'identità. Il cognome è un fatto identitario fortissimo. Ecco, dice ancora, a fronte dell'evoluzione dell'ordinamento, il lascito di una visione discriminatoria che attraverso il cognome si riverbera sull'identità di ciascuno non è più tollerabile. Dice la Corte, non è più tollerabile. Qui altro che creativo. Non è più tollerabile. Chi lo dice che non è più tollerabile? Lo dovrebbe dire il legislatore. Ma qui siamo invece in sede di interpretazione, sia pure costituzionale però. E poi abbiamo tutti i casi fondamentali, notissimi, della famiglia. Il diritto degli omosessuali a vivere in condizioni di coppia. Il diritto del genitore omosessuale ad adottare il figlio biologico del proprio partner. Cassazione. 2016, nell'ambito di un rapporto di convivenza omosessuale, ai sensi del, insomma, legge sulle adozioni, il genitore sociale, si chiama il genitore sociale, convivente del genitore biologico dell'adottando, è legittimato ad accedere all'istituto dell'adozione, in casi particolari, in presenza di una stabile relazione affettiva ed educativa con il minore. Il diritto dell'adottato ad avere rapporti civili con i parenti dell'adottante. C'era questa vecchia questione che l'adottato è figlio mio come adottato, magari della mia compagna o moglie, ma non ha rapporti di parentela con i miei parenti. Impensabile. Era così. Cioè non c'ha nonni, non c'ha zii. Quindi un domani muore il padre, il nonno non può acquisirne la cura se non attraverso un provvedimento dell'autorità giudiziaria, come se fosse un estraneo. E qui tutta, qui siamo sempre nella giurisprudenza, questa è recentissima proprio di adesso, qui siamo in giurisprudenza costituzionale, però torno alla giurisprudenza costituzionale. E anche qui la spinta del principio di eguaglianza alla luce dell'evoluzione della coscienza sociale, ancora la coscienza sociale, ha inciso sulla concezione stessa dello status di figlio. Questa è una sentenza bellissima.
dello Stato è la numero 79 di quest'anno. 79. Ha inciso sulla concezione stessa dello status di figlio, che in sé attrae l'appartenenza a una comunità familiare, secondo una logica fondata sulle responsabilità che discendono dalla filiazione e sull'esigenza di perseguire l'interesse del minore. Se è vero che lo status di appartenenza a una comunità, che lo Stato è appartenenza ad una comunità, l'adozione di un minore non può prescindere dal suo inserimento in un contesto familiare, non solo il padre adottivo, adottante, è un contesto familiare. E così via, no, non posso stare a... Oh, un altro campo connesso con questo, quindi, poi abbiamo tutta la casistica della tutta quella giurisprudenza sempre in materia familiare che riguarda la posizione della convivente. È molto importante. Muore il compagno che ha una relazione stabile con una signora o il contrario. Questa signora subentra nel contratto di locazione, come se fosse la moglie, non sta scritto da nessuna parte. La giurisprudenza dice che subentra. Subentra, ecco. Quanto destinato a non privare, questa nuova legge, no, a non privare dell'abitazione immediatamente dopo la morte del conduttore, il più esteso numero di figure soggettive, anche al di fuori della cerchia della famiglia legittima, purché con quello abitualmente conviventi, in ciò esprimendosi il dovere di solidarietà sociale che connota la forma costituzionale dello Stato sociale, e dall'altro riconosce un diritto sociale all'abitazione collocabile tra i diritti inviolabili dell'uomo. E in conseguenza irragionevole e viziata da contraddittorietà logica, la previsione di legge che, pur tutelando l'abituale convivenza, non include tra i successivi nel contratto di locazione chi era già legato more uxorio al titolare originario del contratto. Quindi vedete, ho portato soltanto alcuni casi, vedete che in alcuni settori dell'ordinamento, non in tutti naturalmente, ma certamente in questi settori e in molti altri dell'ordinamento, l'opera costruttrice, non voglio dire creativa, della giurisprudenza è immensa. È immensa. Certamente nell'ordinamento in cui viviamo, che è un ordinamento costituzionale, quest'ampliarsi dell'opera costruttiva della giurisprudenza è resa più facile dal fatto che ci sono i principi costituzionali, no? E quindi interpretare e decidere per principi, il professor Irti contrappone interpretare e decidere per principi a fronte dell'interpretare e decidere per fattispecie. Ma in realtà è come se ci fosse un lavoro meramente di sussunzione, ma in realtà i principi ci sono sempre stati, non è certo una novità. Il principio di buona fede, il principio di correttezza, il principio di solidarietà, non è che sono una cosa che necessita di avere alle sue spalle una Costituzione. Però certo, quando c'è una Costituzione, per il giudice è più facile agganciarsi direttamente a un principio costituzionale e applicare direttamente il principio costituzionale. Ancora, un altro settore in cui l'opera della giurisprudenza è fondamentale e non potrebbe essere sostituita dalla legge, e l'individuazione delle situazioni protette. Quali sono i diritti? Poi l'abbiamo visto. Quali sono i diritti tutelabili davanti al giudice? Quali sono? Quali sono
gli interessi legittimi. Perché noi distinguiamo le situazioni protette, articolo 24 della Costituzione, tra diritti e interessi legittimi. In materia di interessi legittimi, l'opera costruttiva della giurisprudenza è addirittura unica. Cos'è l'interesse legittimo? Quello che risulta dall'interpretazione giurisprudenziale. Non si sa quali sono. Qua, al di là della finestra, si costruisce una casa nuova. Io sono il proprietario di questa casa, quindi ho un diritto di proprietà su questa casa. Ma si costruisce una casa nuova di, non so, 100 metri più in là, 50 metri più in là. Sono titolare di un interesse protetto. A che, quindi una situazione soggettiva, a che questa casa non si costruisca? Cioè, nel senso, posso rivolgermi a un giudice per dedurre che il permesso di costruire quella casa è illegittimo, che non ha rispettato il piano regolatore, il piano paesaggistico, che non c'è l'autorizzazione della sovrintendenza, eccetera, eccetera. Ho questo titolo o no? Perché qui c'è un diritto, qui siamo in diritto civile. Fuori discussione, ma quello là sta a 50-100 metri. C'ho un interesse protetto, che è una specie di diritto, insomma, tutelabile davanti al giudice amministrativo o no? Partecipa a una gara per ottenere un appalto. L'amministrazione gestisce la gara nel modo migliore e sceglie Tizio, presenta i migliori titoli. Io sono uno dei partecipanti alla gara. Ho titolo per contestare la scelta di Tizio. Da noi, per esempio, fino agli anni 20 del Novecento, questo titolo non c'era. Nessun Consiglio di Stato proprio non si pensava nemmeno di considerare legittimato chi partecipasse alla gara. A un certo punto è stata riconosciuta come situazione protetta. Interessi diffusi, un'associazione ambientalistica, un comitato di quartiere. Tutela il patrimonio, il paesaggio leopardiano, sotto Recanati, volevano costruire una casa, proprio sotto all'Ermo Colle. Il comitato ha agito in giudizio, ha coinvolto la sovrintendenza, poi ha coinvolto Italia Nostra, io li ho difesi in Consiglio di Stato. E la casa non è stata costruita, punto e basta. Ma che dove sta il titolo? E appunto perché si è estesa, l'opera della giurisprudenza estende l'area delle situazioni tutelabili e quindi l'area delle situazioni poi anche risarcibili. Pensate che fino al 1999, quindi pochi anni fa, l'interesse legittimo, cioè la situazione protetta nei confronti dell'esercizio del potere amministrativo, non era risarcibile, giurisprudenza granitica della Cassazione. Perché non era risarcibile? Perché la giurisprudenza interpretava l'articolo 2043, danno ingiusto, come danno prodotto ad una situazione soggettiva di diritto soggettivo, anzi in un primo tempo di diritto assoluto, poi era passato ai diritti relativi. Ma non al di là dell'area dei diritti, quindi l'interesse legittimo non è risarcibile. A un certo punto, nel 1000, molte pressioni della dottrina, insomma, su questo punto, nel 1999, le sezioni unite della Cassazione, la famosa sentenza 500 del 99, aprono
E dicono che niente, che prima si riconosceva il diritto assoluto, poi i diritti relativi, il riconoscimento della risarcibilità di varie posizioni giuridiche che del diritto non avevano la consistenza. E poi una nuova lettura di questa Suprema Corte più attenta a coglierne la progressiva evoluzione. Consente quindi di ritenere che il principio risulta mai, ormai vacillante e che sono maturi i tempi di una sua radicale revisione, cogliendo l'intimo significato, eccetera, eccetera. E quindi l'interesse legittimo diventa situazione risarcibile. Ecco, credo che mi fermi qui con questa esemplificazione, se no diventa troppo noiosa, però credo che sia sufficiente per mostrare in alcuni fondamentali settori dell'ordinamento, sia sul versante costituzionale, sia sul versante ordinario, l'opera costruttiva della giurisprudenza nell'interpretare delle no le norme alla luce della coscienza sociale, da qui il titolo che abbiamo dato, si potrebbe dire anche realtà sociale. Si potrebbe anche dire, utilizzando un'altra terminologia molto nota, natura delle cose, Natur der Sachen, natura delle cose. C'è una dottrina tedesca importantissima, ma anche da noi la natura delle cose. E poi c'è un'origine wittiana, come abbiamo visto ieri, sono le cose intendendo questa parola nell'insieme dei rapporti che spingono l'interpretazione, applicazione del diritto in una certa maniera. Poi vi sono interi settori dell'ordinamento, qui finisco Nello, scusami, No, e poi posso riprendere come volete, ma insomma, ci sono interi settori dell'ordinamento che sono stati costruiti dall'interpretazione giurisprudenziale, tra questi il diritto amministrativo. Che, vedete, il diritto civile c'è il codice. Prima di Napoleone non c'era il codice, ma c'era il diritto romano. Quindi, insomma, testi su testi ultra lavorati, glossati in tutte le maniere. Diritto amministrativo. Non c'è nessun testo, nessun testo. Ci sono leggi specifiche di settore, ma che cos'è l'atto amministrativo? Boh. Che cos'è l'eccesso di potere? Che cos'è l'interesse legittimo? Tutte cose costruite dalla giurisprudenza. Pensate che il legislatore dell'89, Crispi, quando fece la legge sulla giustizia amministrativa, previde, voi chi ha studiato giurisprudenza lo sa bene, che i vizi dell'atto amministrativo sono violazioni di legge, incompetenza, eccesso di potere. Tutt'oggi lo sono, la norma è uguale. Violazioni di legge, incompetenza, eccesso di potere. Che cosa intendeva il legislatore con eccesso di potere? Intendeva straripamento, straripamento. Cioè l'amministrazione che esercita compiti della giurisdizione, per esempio, o che si fa legislatore, al di là delle sue funzioni. Ma il legislatore non pensava minimamente che il giudice potesse valutare le scelte dell'amministrazione nell'esercizio del potere. Il Consiglio di Stato già nel 1892, quindi 2 anni dopo, prendendo lo spunto dalla giurisprudenza del grande omologo francese, il Conseil d'État napoleonico, che è stato il vero creatore del diritto amministrativo, ha detto: ma quando mai l'eccesso di potere vuol dire che le scelte discrezionali dell'amministrazione sono errate, seguono fini non dovuti, sono irragionevoli, e comincia tutto un itinerario dal quale scaturisce la costruzione del diritto amministrativo moderno. E si basa su che cosa? Si basa sui grandi principi dello Stato di diritto, su principi generalissimi,
cioè che l'amministrazione è al servizio della collettività e funzione servente gli interessi della collettività. L'amministrazione dell'antico regime non era servente per niente degli interessi della collettività, era servente degli interessi del principe. Al momento in cui l'amministrazione diventa funzione servente agli interessi della collettività, quindi non ha più una disponibilità degli interessi, perché tutto è finalizzato agli interessi della collettività, da questo derivano tutta una serie di conseguenze che vengono via via costruite dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato con supporto della dottrina nei decenni successivi. Quindi se c'è un campo in cui questo che sto dicendo è proprio emblematico. Pensate che la legge generale sull'azione amministrativa è del 1990, cioè pochi anni fa, e la parte più consistente è del 2005. Quindi questo è un esempio che vi fa capire come l'opera, in molti casi, l'opera costruttiva, a volte si dice pretoria, riferendosi al pretore romano, della giurisprudenza sia effettivamente essenziale ai fini della costruzione dell'ordinamento positivo. E adesso finisco, grazie. Bene, bene, grazie a Vincenzo Cerullirelli, che ha dato conferma ciò che sappiamo, è che, cioè, quando ci sono dei maestri di grande esperienza, diciamo, le cose sono lineari e allo stesso tempo chiare e allo stesso tempo anche esposte in tutta la loro problematicità, perché pur avendo Enzo una sua linea, una sua dichiarata, una sua, però ci ha anche esibito in maniera molto lucida e onesta anche tutte le difficoltà, le problematiche, anche le inquietudini, diciamo, che è la questione dell'interpretazione, perché è un'interpretazione dell'interpretazione molto dilatata, diciamo così, possono comportare, ci sono infinità, io ho preso una quantità di appunti, ci sono infinità di questioni, sia più teoriche e generali che riferite a proprio ai casi, alcuni casi di straordinario interesse, e quindi penso che possiamo aprire la discussione. Non abbiate, a parte alcuni che sono super esperti, ma non abbiate timore anche quelli che non sono giuristi, diciamo, perché comunque qui, appunto, se c'è la coscienza sociale bisognerà discutere in una sfera che è del dibattito pubblico, non è che può essere una cosa sapienziale. Io quello che non sopporto è quando uno rivendica l'interpretazione per legittimare il ceto dei giuristi, nella loro pretesa sacerdotale. Ecco, questa roba qui, io alla sapienza dei giudici e giuristi non credo, alla sapienza non perché non possono essere sapienti, ma perché non ci credo come dote presupposta, diciamo così, poi non è detto. Ci sono due questioni, vedo, anzi tre, mi pare di aver visto Vincenzo Peruso, Dante Valitutti e lei e Mirella. Allora, però dovete venire qui perché così possiamo, come abbiamo già fatto, registrare. Buonasera, grazie innanzitutto per la relazione che è stata molto interessante e mi ha dato molti spunti. Avvicinati il microfono. Questo. Tutto e due. Volevo fare una domanda ricollegandomi anche ai temi che abbiamo trattato nei giorni scorsi, in particolare uno trattato dal professor Azzariti, e cioè del ruolo del giurista, nel senso che l'interprete, il giurista, svolge un ruolo fondamentale nel garantire l'adeguamento del diritto al mutamento della coscienza sociale, per cui quando il fatto fa nascere, diciamo, nuovi diritti che non sono garantiti, appunto il giurista come interprete garantisce appunto diritti dinanzi a queste richieste, ma quando il fatto sociale, cioè i rapporti di potere sociali mutano in senso non, diciamo, progressivo ma regressivo, quindi andandosi a allontanare dal dettato costituzionale, qual è il compito del giudice? Per esempio diceva Azzariti che aveva un compito quasi di educazione culturale e costituzionale, e in quel caso questo compito spetta solamente al giudice, cioè il giudice da solo può garantire il mutamento
del mutamento sociale in direzione costituzionale, o sono necessari anche altri organi democratici, come ad esempio il Parlamento? Grazie. Guarda, qui su questo punto io ne ho accennato prima, qui bisogna stare molto attenti, perché il mutamento sociale, l'evolversi della coscienza, chiamatelo come vi pare, deve essere interpretato dalla politica. Questo è la politica responsabile di cogliere i mutamenti della coscienza sociale. Quindi tutta questa casistica che stiamo così esaminando, come dire, è una specie di ruolo supplente del giudice a fronte dell'inadeguatezza della legislazione. Cioè, chi deve stabilire se il genitore omosessuale può adottare o meno un ragazzo? Insomma, è il giudice, no? È il legislatore. Però state attenti, qui c'è il piano costituzionale e il piano ordinario, perché alcune di queste cose sono sul versante della Corte Costituzionale, quindi lì il confronto è tra la norma e la Costituzione. Quindi lì in quei casi la Corte dice, infatti avete visto che fa successivi passaggi, dice ma sì, sarebbe bello, però lo deve fare il legislatore. Poi però il legislatore non fa niente, allora interviene la Corte, ma sempre per adeguare, diciamo, una normazione, peraltro remota, superata sotto tutti i punti di vista, ma ancora in vigore, ecco, vedete il certo del Vico, quello che abbiamo visto ieri, il codice penale degli anni 30, vi rendete conto? Degli anni 30, cioè è passato un'epoca, come fossero 1000 anni. Ma però è in vigore, quindi è certo, secondo la visione del Vico. Ma è vero, secondo la visione del Vico, è più vero, è ancora vero? Ma forse no. Vedete il problema. Quindi è sempre il legislatore che dovrebbe svolgere questo compito. E da noi però la Corte Costituzionale serve anche per questo. Più eclatante è l'opera svolta non dalla Corte Costituzionale, ma dalla giurisdizione ordinaria, lì è proprio, perché lì la Cassazione effettivamente svolge un'opera creativa, c'è poco da fare, svolge un'opera creativa. Insomma, l'interesse legittimo è risarcibile o no? È una norma, ci vuole la norma, no? È risarcibile? Il diritto è risarcibile, ma l'interesse legittimo è risarcibile? Se la pubblica amministrazione fa un provvedimento illegittimo e mi provoca un danno, mi deve pagare i danni o no? La legge tace e la Cassazione prima dice no, 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 a un certo punto dice basta, adesso sì. Non è opera creatrice questa. È così negli altri casi che abbiamo visto, l'adulterio, eccetera, eccetera. Quindi questo problema che pone lei è di risposta evidente. Certo, è sempre la politica che deve interpretare, però esiste un'opera creatrice dell'ordinamento che è della giurisdizione. Intendiamoci, qui io ho parlato delle sezioni unite, quindi per principi, sempre per principi. Se poi andiamo al concreto, ci sono i casi concreti. C'è la bambina, caso citato da Zagrebelsky nel diritto mite, c'è la bambina la quale in maniera non legale viene presa da una famiglia, in maniera non legale. Ma la bambina cresce nella famiglia, ama il padre e la madre, diciamo adottivi, sia pure non legali. A un certo punto esce fuori il problema, che quell'adozione è illegale. Allora, qui il giudice deve mediare tra interessi contrapposti. C'è l'interesse di una bambina, la quale vuol continuare a vivere nella famiglia che la ama, ma poi c'è l'interesse
della legge, la quale vuole che le norme sull'adozione siano rispettate, perché il non rispetto di quelle norme può dar luogo ad abusi, a tanti abusi. Allora come si deve comportare il giudice? Però scusa Enzo, se posso. Quello è un caso concreto. Secondo me bisogna fare delle distinzioni, perché il caso riportato da Gustavo, Sabrina, famosa Sabrina. Serena Cruz si chiamava, Serena, Serena Cruz, Serena, Serena, sì. è un caso in cui l'applicazione della legge produce E un'ingiustizia. appunto. Qui tu hai parlato di tutta una serie di casi, e se, da questo punto di vista per me, per certi aspetti, è più facile risolverlo. Perché c'è appunto l'interesse di quella bambina, c'è il vissuto, e c'è la protezione costituzionale, diciamo, perché la Costituzione va applicata da tutti, anche dai giudici. Non è difficile trovare molti articoli della Costituzione, molti principi costituzionali a tutela di quella, che possono portare a un passo, e tenendo conto, è notevole, quello di non applicare la legge, diciamo così, o di disapplicarla. Questo era il punto di Gustavo, per cui diceva occhio perché c'è uno stato costituzionale di diritto che è una sorta di stato di Però giustizia che va in oltre. quel caso i giudici tolgono la Lo bambina. tolgo, tolsero il fatto di intervenire, è chiaro. Però da un punto di vista io ragiono in termini di filosofia, di filosofia di diritto, in termini di valori, se volete, assiologici. Io soffro meno, perché dico, ma è chiaro che la legge di fronte a un caso concreto, specifico, peculiare, può anche arrestarsi o patire un po'. Magari si trova un compromesso. Qui però è diverso con gli altri esempi, tipo quelli della Cassazione creativa, perché lì non è che sono questioni generali, cioè sì, si parte Sì, da infatti casi l'ho avvertito, specifici, quelli sono principi. ma si finisce per dare delle, per legiferare, come dire, per stabilire dove si pone il confine, dove si definisce l'equilibrio. È vero che spesso partono da qualcuno che ha detto dici cosa dobbiamo, oppure proteggi il mio diritto, però diciamo la sentenza arriva a risolverlo, Però arriva a siamo dire vabbè, sempre lì, decido allora io, vedo io sono. la nuova norma. Ecco, io su questo sono più indifferente. Sono per esempio tutti quei casi di danni non patrimoniali, quelli sono emblematici: il danno biologico, il danno per la morte di parenti. È stato riconosciuto il danno per la morte di parenti che può aver. Qual è la differenza? Non è, No, sì, non sono vabbè. principi, sì, sono principi generali, è l'applicazione, certo, la base dei principi generali è l'applicazione di quella norma, estendere l'applicazione della norma a posizioni più ampie. Però provo a fare degli Quello della esempi. bambina è lì È c'è il più. contrasto tra due interessi, quindi è più. Però provo a fare degli es tre esempi, Vedi? diciamo un po' estremi, più radicali, per far vedere i rischi. Allora, la gestazione per altri, che in Italia è vietata, no? La scusa? La gestazione per altri, o Sì. maternità surrogata, facciamo tutta una serie di problemi, ok. Se la Corte Costituzionale arrivasse a un certo punto a maturare una propria interpretazione della coscienza sociale per cui l'identità è illegittima, la legge che la vieta, secondo me saremmo oltre, o comunque io avrei un disagio enorme. Spiegami meglio però, questo io non C'è la capisco. legge sulla gestazione, la legge sulla fecondazione assistita, che stabilisce che la gestazione per altri in Italia è vietata, cioè mentre in altri paesi si può, il cosiddetto utero in Sì, affitto, una la forma Spagna, vanno tutti in coniugale, Spagna. Grecia, ce ne sono varie, e ci sono associazioni che si occupano di questa cosa anche in Italia, perché esiste, certo, si Siamo basta su pagare, quindi questo. c'è l'elemento del turismo dei diritti, che diceva Rodotà. E c'è il reato di cambiamento di stato, cioè tu devi stare molto attento, perché se lo fai servendoti con queste associazioni, che pagano i soldi comunque, ti dicono infatti, sono andato a controllarlo pure ora perché avevo il dubbio, ti dicono subito, occhio, noi ti aiutiamo e ti risolviamo il problema, ma dobbiamo risolverlo subito, preventivamente, non quando porti il bambino in Italia, o la bambina, perché è neonato poi. Perché a quel punto ci potresti incorrere in problemi penali. Ora io non entro nella questione nello specifico,
Dico che se la Corte a un certo, se maturasse una certa conoscenza sociale, o se la Corte si convincesse a un certo punto, magari sulla base di pressioni varie o di ragionamenti propri, oppure del fatto che si cominciano a nominare giudici di un certo tipo alla Corte, perché poi la Corte è composta da giudici, cioè da persone che hanno una certa La formazione, no? precomprensione È quello legale. l'elemento decisivo. E andrebbe bene anche quello, la dichiarazione di incostituzionalità, e io penso che il divieto di cessazione per altri non sia così banale, protegge, c'è l'elemento della mercificazione, cioè, insomma, ci sono vari fattori di cui tener conto. E comunque, addirittura, mettiamo non ci fosse una legge, ci fosse il vuoto. Lo potrebbe fare la Corte da sola, la legittimazione, lo sdoganamento della cessazione per altri, con una sua sentenza normativa, cioè una sentenza Additiva. legislativa, additiva e legislativa, quindi. Beh, io ho dei dubbi, ma volendo si può andare sul suicidio assistito, e già ci siamo arrivati vicino. Al di là delle buona volontà, delle esigenze reali legate ai casi, però per esempio una cosa sono i malati terminali, peraltro di una cosa che insomma, si sa che già ci sono, cioè, sono previste le norme, e poi comunque c'è una buona prassi della buona medicina, nel senso di evitare le sofferenze, eccetera, sono le cure palliative, c'è comunque delle strade, come diceva Stefano, no? Lodosà, ti Lui ricordi? ci teneva Il diritto a un moltissimo. certo punto si deve anche fermare rispetto alla vita, cioè non può pretendere di normare tutto nel dettaglio, c'è un livello in cui si sceglie la saggezza, la via saggia, la forza delle cose. Ma se si forma una coscienza sociale presunta che dice che il suicidio legalmente assistito di una ventenne, come è successo di recente perché è depressa, va bene, io vado in piazza, ve lo dico, mi incateno. Mi incateno. Ma la Perché Corte l'ha penso detto per che sia capire. gravissimo e sarebbe grave se lo facesse il legislatore, e per me sarebbe incostituzionale, quindi sarebbe grave se poi la Corte non intervenisse. Ma Come se questa. poi lo facesse la Corte per cavoli suoi, perché a un certo punto impazzisce, oppure non so, chissà quale coscienza sociale si ha. Quello che ti voglio dire è che occhio perché la coscienza sociale insomma, Sì, ma è infatti un contenitore molto io non ho fatto giudizi. vago. Non ho espresso le mie opinioni, ho soltanto Lo riportato. so, ma Io cioè, su molti di questi orientamenti di cui vi ho parlato, io sarei contrario. sì, ma io ora lascio aperti i giudizi miei. Non conta questo, conta l'indicazione di casi più spinosi in cui questa idea, vabbè, ma tanto poi in qualche modo lo fa l'interpretazione più facilmente la Corte Costituzionale perché c'è il riferimento dei principi costituzionali, ma pure lì non deve diventare un alibi per fare poi il legislatore surrettizio. Più problematicamente, io sono d'accordo con te, la Cassazione che, insomma, poi di fatto si trova a legiferare proprio a partire da un caso specifico, e io ne ho più dubbi, anche le sentenze tante della Luccio e altre, cioè, non lo so, bisogna andarci a vedere dentro con più I beni attenzione. comuni, un altro argomento inventato, cioè inventato, costruito dalla Cassazione, il concetto dei beni comuni. Vabbè, sentiamo. Dante la Luce. Sì, professore. Allora, varie questioni. Innanzitutto di storia del pensiero, diciamo. Quanto della linea esegetica, insomma, da lei citata, no? Mengoni, Carnilutti, Ascarelli, No, che nell'ultimo io ho Ascarelli, citato Ascarelli, Ascarelli, Ascarelli. Mengoni, quanto di quella linea esegetica riprenda dal movimento del diritto libero, perché mi è sembrata, insomma, come dire, ci fosse una intersezione, a partire proprio dal concetto come dire, di coscienza sociale, di interpretazione della coscienza sociale. Ora, lei ha citato Forstorff, e ha citato anche la natura della cosa. Proprio sulla natura della cosa mi piacerebbe riprendere un autore che sto studiando, insomma, in questo momento, che è Radbruch, che insomma, nelle Sì. sue, insomma, nei suoi scritti si riferì Sì, molto a questo ricordo. concetto. E mi verrebbe da dire, insomma, da formulare una tesi, quella del paradosso di Radbruch. E cioè, sappiamo che Radbruch, no, formulò quella celebre tesi del cosiddetto diritto sovralegale, cioè che quando il diritto è sommamente ingiusto, quando una norma è sommamente ingiusta, soggiace a una, come dire, a un cosiddetto diritto sovralegale, diritto extrapositivo. Ora mi verrebbe da dire con Ferraioli, quando il diritto positivo,
soggiace al diritto extralegale, cioè quando il diritto è ingiusto, chi decide dell'ingiustizia del diritto? In questo, in riferimento a quello che ha detto, chi decide, mi rifaccio anche alle considerazioni del professore di prima, chi decide quando la coscienza sociale prevale? Chi è l'interprete della coscienza sociale? Il legislatore? Il giudice? Beh, E però, perché, un attimo, mi sì, prego, perdoni, mancherebbe. perché la coscienza sociale, come dire, può essere spesso tutto il contrario di tutto da un certo punto di vista. Ecco, io adesso non voglio difendere il Ferraioli del insomma, che è fortemente contrario al creazionismo giudiziario, però anche lì, secondo me, bisognerebbe sempre mettere dei paletti a quel creazionismo, ma non perché, come dire, bisogna farsi sacerdoti della certezza giuridica, perché, come sa bene, meglio di me, ovviamente, neanche Radbruch lo era, nella sua costruzione, nella sua cattedrale, la certezza giuridica veniva insieme alla giustizia e all'utilità, no? Lui diceva il diritto va bene quando è certo, è utile ed è giusto, però, e mi rifaccio di nuovo alle sue considerazioni, quando è che il diritto è giusto? Chi decide della giustizia del diritto? Solo il legislatore? E in questo senso, chi decide, come dire, quando prevale un certo indirizzo rispetto a un altro? Lei l'ha detto, l'ha detto. Quando ci sono, come dire, questi movimenti tettonici si avvertono soprattutto sul piano della giurisprudenza ordinaria, mi è parso di capire. Ora, può essere così, può la giurisprudenza ordinaria, come dire, arrogarsi questo compito, che è un compito non da poco. Il professore prima si riferiva a determinati casi, l'eutanasia legale, la maternità surrogata. Ecco, se un domani all'interno della giurisprudenza ordinaria prevalessero determinati indirizzi adesivi di quegli orientamenti, noi avremmo in Italia, come dire, forme di maternità surrogata o di eutanasia legale sempre prevista. Come dire, è sempre il caso della certezza del diritto, di stabilire che cosa è diritto e chi decide che cosa è diritto in una comunità sociale. Ecco, un'ultimissima cosa, proprio in riferimento a questa che mi sono permesso di formulare come no, una tesi del paradosso di Radbruch, chi decide della giustizia o dell'ingiustizia del diritto. Ecco, noi abbiamo di fronte una contrapposizione, no? Tra l'utilità del popolo e l'utilità dello Stato, no? Cioè spesso una legge può essere utile alla singola persona, oppure la decisione su un caso può essere utile alla singola persona, però quella decisione può contrastare, come dire, la ragione di Stato, può cadere in termini, no? Pensiamo alla sicurezza nazionale, ci sono stati in passato dei casi, no? In cui, come dire, c'era un contrasto ci sono stati tantissimi casi in realtà, tra la ragione di Stato e la tutela della libertà del singolo. Quindi anche lì chi decide del diritto giusto oppure dell'ingiustizia del diritto? Beh, c'è stato Soltanto il il caso giudice? Buomart. C'è stato il caso Buonanotte. Sì, però stiamo attenti a Grazie. non mettere insieme problematiche diverse. Stiamo molto attenti. Qui non stiamo parlando del diritto giusto, assolutamente no. Quello è un altro concetto. Semmai ne abbiamo parlato ieri. Noi viviamo in un ordinamento costituzionale. Se c'è qualche problema sull'applicazione di una legge, nel senso che si ritiene che quella legge sia violativa di alcuni valori o principi fondamentali, si rinvia alla Corte. La questione, Radbruch viveva in un altro tipo di sistema. Questo ormai è un sistema normativizzato, di tipo kelseniano addirittura. Cioè, se c'è un problema, si rinvia alla Corte. Anzi, noi abbiamo due rinvii, alla Corte nostrana e alla Corte europea. Quindi chi decide? Decide la Corte. Se c'è un problema non di diritto giusto, non direi mai questa, ma di diritto incostituzionale o violativo di norme e principi europei, si rinvia alla Corte. E chi ha l'ultima parola? La Corte. Semplice. Quindi diciamo che è un problema che non esiste in questo tipo di ordinamento, è risolto in termini, possono anche ritenersi sbagliati, intendiamoci. Prima Nello diceva i singoli giudici, ora da noi questo problema ancora non si vede, ma in America la Corte Suprema
formata a volte da una prevalenza repubblicana, a volte una prevalenza democratica, perché lì i giudici sono nominati dal presidente e durano a vita. Quindi certamente c'è un orientamento, ci può essere un orientamento politico della Corte, c'è da noi, c'è molto di più negli Stati Uniti, c'è in Germania, c'è dappertutto. Però allora parliamo di un altro problema, cioè parliamo appunto dell'eventuale politicità delle decisioni della Corte, che è un tema pure importantissimo, non è oggetto oggi di questo dibattito. E quindi chi decide alla fine? Decide la Corte. Questo nell'ordinamento positivo, decide la Corte, sulla compatibilità di una norma, se vogliamo dire diritto giusto, di una norma con l'ordinamento costituzionale. Decide la Corte. Ciò non toglie che l'organo deputato alla valutazione degli orientamenti della coscienza sociale, se vogliamo usare questa terminologia, come abbiamo detto prima, è sempre il legislatore, ma il legislatore se fa quello che fa, se non lo fa, o se mantiene in vita come da noi norme assurde del passato, che sono tuttavia vigenti, però non più corrispondenti alla situazione della realtà o alla natura delle cose. E allora cosa fa il giudice che si trova a dover applicare una norma che ritiene ormai tipo quelle che abbiamo citato? Che fa? La rinvia alla Corte. La Corte poi decide, sia in Italia, sia in America, sia in Germania. Adesso anche in Francia c'è un pieno controllo di costituzionalità. Non sempre, perché i giudici a volte pensano di essere corte costituzionali. Non ho sentito. Vieni, vieni, dai. Non sempre rinviano, certo. No, non vorrei. No, vabbè, ma Non non siamo sempre discussione. No. rinviano, certo. Vorrei fare una premessa, io ho fatto una relazione sul corpo e non avevo niente, perché una miriade di spunti o più. La ringrazio perché è stata veramente una bellissima relazione. Io porto un'esperienza quarantennale di modesto operatore pratico. Quando sono entrato in magistratura, alcune norme, come per esempio il 1175, il 1375 del codice civile, che sono clausole generali sul dovere di buona fede e correttezza, erano sostanzialmente ignorate, anzi la Corte di Cassazione diceva che si poteva attivare quella clausola soltanto se c'era un diritto preesistente. Poi c'è stata un'esplosione delle clausole generali. Rodotà l'ha scritto magnificamente quando ha detto che queste clausole generali in realtà da un lato sciolgono una tensione tra la norma e la realtà, dall'altro lato evidenziano la difficoltà del legislatore di governare i processi Certo, della modernità. quindi lo fa il giudice. E quindi lo fa il giudice. Però ecco, mi sono ricordato di un caso, poi ne racconterò anche altri due casi e smetto perché non voglio sottrarre tempo. È un caso, diciamo, di un provvedimento cautelare del Tribunale di Milano, qualche anno fa, a cui era stato sottoposto questo problema: i ragazzi disabili e l'insegnante di sostegno. Adesso dico disabili, non so se si possa dire disabili, perché nell'era del politicamente corretto, Diversamente abile. ecco appunto, perché tutta questa giurisprudenza poi fa parte di quel clima, insomma, anche un po' del politicamente corretto a tutti i costi. Comunque, lì, insomma, sostanzialmente l'ASL decide se il ragazzo deve avere 12, 8, 20, 20 ore di assistenza. In un caso, in uno di quei casi, insomma, erano state determinate 10 ore e il genitore ha detto: no, ci vogliono 20 ore perché lo dico io, perché è il mio medico di fiducia. Il giudice, va bene, se deve cautelare, ma invia, svolge una dotta ordinanza in cui dice: non solo ha diritto a 20 ore, quindi sostituendosi in qualche modo, ma ordina al provveditore di Milano di assumere l'insegnante. E no, perché questa è una conseguenza della rottura dell'equilibrio tra la norma e l'esperienza, come sta detto. E Perché emerge un perché interesse emerge un interesse. che prima era Però, meno evidente, l'interesse certamente, del disabile. esattamente, però la difficoltà nostra, la difficoltà del giudice, no? È quella di in qualche modo trovare il punto di equilibrio, Certo. perché lì è molto complicato. Certo.
Quando la Cassazione corre come corre, la sentenza delle due madri, la signora italiana e la signora spagnola, si sposano in Spagna, perché si possono sposare. La signora italiana prende un suo ovulo, se lo fa fecondare in una banca dello sperma. Prendono questo sperma e lo mettono nell'utero della signora spagnola. Nasce un bimbo che è figlio della signora spagnola. Si separano, la signora italiana torna in Italia e si porta appresso. Va dall'ufficiale dello Stato civile e dice: registromelo come figlio mio. Poi dice: no, perché quello è figlio. Nasce una questione. La Corte di Cassazione dice: e diciamo, io supero la dizione della legge sullo Stato civile e dico: ci sono due madri. Questo è un altro esempio di quelli che facevo io, della Cassazione. Oppure sulla stepchild adoption, di cui avete parlato, io ricordo a me stesso, il stepchild in inglese significa figliastro, in Italia non si dice perché noi siamo politicamente corretti. Comunque lì non c'è la norma, anzi lì non è previsto, forse anche vietato, ma i tribunali per i minorenni se ne impipano, scusate la volgarità, e dichiarano, perché come dice lei c'è l'interesse preminente. C'è l'interesse preminente. Ora però questo crea un cortocircuito. Queste giurisprudenze evolutive sono accompagnate da un consenso generale, anche a livello politico e anche a livello soprattutto europeo. Cosa succede sul fronte che interessa l'accumulazione capitalistica? È entrato in vigore il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza. È stato modificato l'articolo 2086 del codice civile, in cui si dice sostanzialmente che l'imprenditore deve mettere degli assetti contabili aziendalistici adeguati a rilevare immediatamente lo stato di crisi e della continuità aziendale, perché è un bene che non deve essere disperso. Poi nella norma c'è un'altra norma che dice come sono questi indici, lo dice il Consiglio Nazionale dei Commercialisti, il quale ogni anno fa una tabella e dice questi sono gli indici. Allora qui abbiamo un'eterointegrazione di un principio, una clausola generale, consegnata rigidamente al Consiglio dei Commercialisti. Quindi abbiamo un processo inverso in cui sottrae al giudice la possibilità di sindacare la clausola generale in forza appunto di interessi che vanno in tutt'altra direzione. Ecco, c'è un mondo che si muove e si muove in modo contraddittorio. Leggerlo secondo categorie, diciamo, eccessivamente, forse come fanno molti miei colleghi, i quali schiacciati dalla quantità del lavoro si attaccano al precedente della Cassazione, che poi c'è la nomofilachia di cui non abbiamo parlato. La nomofilachia. Però questa nomofilachia oggi viene vissuta in modo non osmotico, per via di una crisi del merito, che comporta sostanzialmente la torsione del sistema, diciamo, di civil law in un sistema di precedenti interni. Certo. Mi fermo perché ho parlato fin troppo. No, grazie. Possiamo interrompere due minuti? Sì, vai. No, è fatto. Una brevissima interruzione per spiegare chi ce l'ha tratto, che c'è l'autore, ci segue la casa, così facciamo una piccola pausa di pochi minuti, ma brevissima. No, invece sono state molto utili per questo professore dottor Raffoni, Dario Raffoni. Ma io penso che l'interpretazione della scelta sociale sia un fatto politico, sia un atto politico. Non è utile che ci e vedo i rischi che appunto il dottor Raffoni metteva in luce in una, come dire, adesione un po' problematica all'idea che tanto era risolta la Cassazione, quello che dovevano fare altri, cioè il legislatore l'ha fatto la Cassazione, che problema c'è? Poi appunto una logica, una appoggiarsi sulla dimensione nomofilattica in maniera un po' automatica, no? Scusa, fuori dal posto. Sì.
stata citata all'inizio la sentenza del doppio comune, sì, la 54, per cui a un certo punto si deve, si può arrivare anche a dire, se non c'è l'accordo, credo, ci sarà il doppio comune. La prospettiva è che fra un paio di generazioni avremo persone con 18 cognomi. Ma la cosa veramente singolare, perché la parte finale della sentenza, la Corte invoca il legislatore perché intervenga a riparare quello che lei stessa che ha fatto. Chi doveva venire? La dottoressa. Grazie professore. Volevo provare a portare il suo discorso un po' sul piano sovranazionale e internazionale. Che strada indica agli interpreti del diritto la teoria e l'approccio ermeneutico che le difende, quindi di una giurisprudenza che si fa carico della comprensione della coscienza sociale, per tutti quei casi che ricadono nella competenza di più corti? Quindi una Corte nazionale, europea, mettiamo anche un tribunale o un panel per l'arbitrato internazionale. Queste autorità, i giudici, sicuramente hanno una differente percezione della coscienza sociale e la loro precomprensione del caso è anche fortemente influenzata dal tipo di diritto che sono chiamati ad applicare, dall'ordinamento del sistema giuridico a cui appartengono. Quindi, insomma, può dare questa ermeneutica delle indicazioni, prima di tutto, su quale autorità è legittimata, magari più di un'altra, a interpretare quel caso? E in secondo luogo, come le interpretazioni di più corti, spesso discordanti, possono o dovrebbero conciliarsi. Insomma, questo impianto teorico regge alla prova della complessità di un caso che attraversa più ordinamenti giuridici? Qui ormai viviamo che l'ordinamento nazionale non c'è più, insomma. L'ordinamento nazionale è integrato non solo nell'Unione Europea, ma nella Convenzione CEDU, che sta anche dentro l'Unione Europea, ci sta, non ci sta, insomma. E quindi ci sono, per esempio, in materia di diritti, ci sono giurisprudenze della nostra Corte, giurisprudenze della Corte di Giustizia, giurisprudenza CEDU. Qua c'ho il principio che vieta la disparità di trattamento in base all'età, Corte di Giustizia. La disparità di trattamento tra uomini e donne, Corte di Giustizia. Il diritto al rispetto della vita privata, CEDU, con tutta una serie di applicazioni. Il diritto al rispetto della vita familiare, da intendersi come diritto alla libera circolazione della convivenza con i propri familiari. Scusate, e così via. Il diritto alla dignità umana, legittimo interesse che giustifica in linea di principio una limitazione degli obblighi imposti dal diritto comunitario, ancorché derivanti da una libertà fondamentale garantita dal trattato. Corte di Giustizia, una giurisprudenza sterminata, l'integrità psicofisica della persona, per esempio quello lì che poi da noi ha avuto coinvolgimenti nella giurisprudenza di Cassazione, una sentenza CEDU del 2002, la scelta se diventare o meno genitore, il diritto a vivere in un ambiente salubre, CEDU 1994, insomma, quindi abbiamo almeno tre corti, diciamo di rango costituzionale, perché comunque operante a un livello super primario. La Corte di nostra, la Corte di Giustizia, quale prevale, tutto un casino. E poi c'è quella CEDU, la quale sta diventando importantissima perché mi è anche molto, come dire, accorsata in quanto finito il giudizio nazionale in tutti i gradi, l'unica possibilità è andare alla Corte CEDU, la quale in materia di diritti, insomma, ha una sua linea.
posso dire, il diritto di proprietà è oggi è un diritto, parlo di quella immobiliare, ma comunque il diritto di proprietà oggi ha un regime costituzionale nazionale, peraltro molto perplesso, è un regime costituzionale di Lussemburgo, un regime costituzionale di Strasburgo. Quello di Lussemburgo, per esempio, è più sul versante della difesa della proprietà, quello di Strasburgo meno, è più sul sociale. Però ecco, vabbè, una volta detto questo che abbiamo ottenuto, così è, così è. Siamo nell'ambito di questo è l'ordinamento positivo nel quale viviamo. Lo Stato, il diritto dello Stato è uno dei diritti. In questo momento certamente non il più importante. Il diritto più importante, quello che prevale su tutti, è il diritto europeo. Adesso stiamo facendo, proprio in questi giorni, c'è una commissione del Consiglio di Stato, di cui faccio parte, incaricata dal governo di rifare il codice degli appalti, in relazione a una legge delega che è stata approvata a giugno. E quello è tutto diritto europeo. Io lo faccio il codice, così, insomma, faccio le mie proposte e poi c'è la direttiva europea. Non lo guardo per niente il diritto nazionale. C'è la direttiva europea, noi applichiamo la direttiva europea. E considerate che il diritto dei contratti pubblici costituisce un po', diciamo, la metà del diritto amministrativo, forse addirittura maggioritario. Capite? Quindi viviamo in un ordinamento di questo tipo. Noi siamo giuristi positivi e ne prendiamo atto, piaccia o non piaccia. Io penso che sia meglio così di quando c'era lo Stato che faceva e disfaceva tutto quello che voleva. Però è stata una scelta politica. Dopo la guerra si è preso, di fronte ai disastri, ai delitti, alle rovine prodotti dagli stati nazionali, si è presa una linea completamente diversa. Gli stati nazionali sono subordinati a E un non ci sta ordine. portando proprio in un luogo splendido. Beh, certo, meglio di prima. Beh, guardiamo gli ultimi Lo Stato anni. nazionale è stato l'autore di tutte le più grandi Guardiamo gli ultimi delinquenze anni, guardiamo del cosa abbiamo secolo. davanti. Quello che abbiamo davanti Anche è se un abbiamo disastro. davanti la cosa peggiore di fronte allo Stato nazionale che ha creato le peggiori delinquenze Lo del Stato nazionale è il luogo secolo, della del democrazia. secolo, del secolo, Avevo cioè non due solo guerre questo. mondiali, due guerre mondiali. La prima guerra mondiale prima ancora della seconda, una delinquenza pura. Capitalismo, c'è cioè le crisi del capitalismo, non c'entrano niente, è stato lo Stato nazionale dove è nata la democrazia. Lo Stato nazione al servizio del capitalismo. Dipende, Al alcuni servizio, uomini. no, non mi capisci, tu sei un Alcuni uomini. uomo di sinistra. Al servizio, la prima guerra mondiale è stata voluta dagli industriali, solo dagli industriali. La corona e il governo sono stati al servizio degli industriali. Questa è la realtà. Ma questo vuol dire che non è il nazionalismo e basta, adesso si può liquidare lo Stato-nazione, perché è momento Polani, è il liberismo sfrenato della fine 800, primi 900 che porta a quello che un genio ha chiamato, che si chiamava Polani, ha chiamato una crisi di sistema che ha portato a richiedere sicurezza e Comunque, protezione. adesso non è oggetto di questa cosa qua. Non Cioè, nel siamo senso, su cose. io Io lo Stato nazionale non lo voglio neanche Voi non lo volete sentire. nominare, allora però allora. Non lo voglio neanche sentire. Ma Però è una posizione ideologica, la mia come la allora una tua. posizione E quindi, ideologica, mo, ma io lasciamo non è che perdere, no, però mi torniamo. devi concedere che difendere lo Stato democratico che nasce con lo Stato-nazione e ricordare, perché questo è un dato storico e culturale, che la nazione e lo Stato-nazione non possono essere liquidati e ridotti al nazionalismo, allo Stato potenza, Vabbè, e questo lo questo è un punto da cui bisogna partire, perché altrimenti Ma non solo si questo fa non l'ho ideologia, detto. ma si fa una grande confusione che crea non sapere, ma altro. Sì, però non ho detto questo, io ho No, detto ma non te lo dico semplicemente a che te, però so preferisco. che è una lite, questa è una cosa diffusa anche fra certe correnti radicali o pseudo-radicali, cioè buttare via tutto. Buttare via lo Stato moderno, buttare via lo Stato nazione, buttare via l'idea di nazione di Mazzini persino, e dire che tutto nazionalismo è stato potenza.
Tra l'altro spesso dimenticandosi che magari forse è capitalismo, sono le dinamiche liberistiche, oggi viviamo dinamiche neoliberistiche. Ma le dinamiche capitalistiche hanno trovato la loro sede nello Stato ottocentesco. Hanno trovato lo Stato ottocentesco, certo. È lo Stato del capitalismo. Se non ci fosse stato lo Stato, il capitalismo non riusciva a però, fare... Sai, io, però scusate, adesso però se no veramente... No, no, per carità, però so, Eucken, l'ordo liberale, ti dice questo Stato delle masse è un problema perché le masse si sono messe in testa che utilizzando lo Stato democratico, appropriandosene, possono ottenere molto, possono fare lotte emancipative e siamo nel 30. E allora forse questo ti fa vedere che... Bisogna starci attenti a dire lo Stato sempre e comunque, o lo Stato nazionale sempre e comunque è reazionario, perché in realtà è anche il luogo dove si è fatta la democrazia italiana, è anche il luogo dove, come no? Non si è fatto dopo la seconda guerra mondiale. Voglio dire non che c'era lo Stato prima, non c'era prima la democrazia italiana, non c'era prima. Certo, non c'era né durante il fascismo né prima del fascismo. Ma dopo c'è comunque uno Stato che è lo Stato delle masse, però, lo Stato è il contenitore della democrazia. Non vorrei stare qui però, per carità. Prego. Lei voleva parlare, no? Scusate, adesso questa è una discussione che non c'entra niente. No, ma c'entra invece, perché l'idea è che il diritto europeo ha sempre ragione. Questo, questo possiamo non essere d'accordo. Infatti io per esempio ritengo che l'interpretazione della Corte europea è andata troppo in là nel affermare il principio di prevalenza del diritto europeo, ma questo è un problema però di, come dire, di diritto positivo, non di sistema, insomma, nel senso che ha invaso campi ulteriori rispetto a quelli propri. Io questo sono d'accordo con te, insomma, non è che ritengo che quello che fa, quello che fa l'Europa sia tutto buono, per carità, anzi, però ritengo che un sistema integrato in un sistema più vasto e non più puramente nazionale sia un passo avanti utile nella gestione più pacifica e corretta dei rapporti sociali. Però questa è una opinione, non vale niente, dica. No, io prima volevo un attimo chiarirmi, sicuramente mi sarò espresso male, quando ovviamente è chiaro che Radbruch non è un giurista che, come dire, può essere catalogato nell'esperienza dello Stato costituzionale di diritto, perché non lo conosce. No? Evidente, quando parla di diritto giusto non si riferisce al diritto costituzionalmente orientato, anche se magari alcuni autori, penso a Robert Alexi, riprendono alcune considerazioni di Alexi e le inseriscono in un quadro di lettura costituzionalmente orientata del diritto. Ma la mia questione non era questa, professore. Proprio riferimento sempre a questa categoria che lei ha così, no, lucidamente tracciato, quello di coscienza sociale. Lei ha detto, è chiaro che questa categoria è utilizzata dal giudice quando c'è una lacuna del legislatore, no? E mi viene da chiedere, ma come usa, come può essere usata questa categoria dal giudice? In senso, come dire, appunto per colmare le lacune dell'ordinamento o per innovare l'ordinamento stesso. Adesso mi riferisco ad un'esperienza storica italiana che è stata l'uso alternativo del diritto, no? In cui giuristi, giudici si trovarono insieme al principio degli anni 70 per discutere appunto un uso alternativo del diritto. Però in quel caso, mi permetto di dire, quelle personalità non si rifacevano ad una, come dire, coscienza sociale sedimentata nella società italiana, tentavano di rivoluzionarla, tentavano, come dire, di progredire rispetto a quella coscienza sociale. Quindi, e qui mi collego al mio discorso di prima, chi decide cosa è giusto, cioè chi decide cos'è la coscienza sociale? Se la coscienza sociale è una categoria politicamente orientata, questa categoria è frutto dell'attività dell'interprete giudice in senso, come dire, meramente recettivo o evolutivo, come i protagonisti di quel movimento, no, dell'uso alternativo del diritto consideravano, cioè di innovazione radicale, quasi rivoluzionaria della società. Però attenzione, lì non c'erano, come dire, delle prassi sedimentate, erano loro, erano i giudici, no, che si
che appunto che si arrogavano il compito di rivoluzionare quella società italiana che al principio degli anni 70 si riteneva ancora un po' immobile, sia rispetto all'adeguazione del piano costituzionale, sia rispetto ai mutamenti della società stessa. Quindi la mia domanda è: questa categoria, che come ha detto prima il professore, è una categoria sicuramente politicamente orientata, può essere usata dalla giurisprudenza in senso evolutivo o meramente recettivo? Sì, però io chiedo scusa, non ci capiamo. Innanzitutto la categoria della coscienza sociale mi sono ben guardato proprio neanche lontanamente di teorizzarla, proprio no. Se ci mettiamo a teorizzare dovremmo fare tutto uno studio che non ho neanche cominciato, alla fine lo farò, ma non ho neanche cominciato. Quindi io soltanto vi ho illustrato tutta una serie di casi senza prendere posizione, non ho detto una parola di mia opinione, una serie di casi in cui la giurisprudenza e a livello costituzionale e a livello di ordinario, ma insomma di Suprema Corte, ha introdotto una serie di istituti nuovi, piacciono o non piacciono, questo è un altro discorso, una serie di istituti nuovi, fondamentalmente nuovi, interpretando la legge in maniera estensiva, le norme in maniera estensiva o addirittura in assenza di norme, ragionando in termini di evoluzione della coscienza sociale. Questo mi sono... E vi ho citato il giudice Zanon, che è anche un collega, il quale si è posto il problema, ma come facciamo noi a stabilire? E cita tutta una serie, ho citato tutta una serie di elementi, le ordinanze di rimissione dei giudici comuni, le posizioni della dottrina consolidate, c'è la questione del diritto vivente, di cui non ho parlato, ma invece c'entra moltissimo in questa situazione, e così via. E poi qui di questo chi decide? La risposta non può che essere quella che ho dato prima, decide la Corte. Ma non è un dato filosofico dove sta il diritto giusto, questo proprio è lontanissimo da questa mia esposizione. Ovviamente ne possiamo anche parlare, ne abbiamo parlato un po' ieri, ma non oggi. Quindi non c'entra il diritto giusto, semmai possiamo parlare di diritto costituzionale o no, di questo possiamo parlare, non più in là di questo. Il diritto giusto è un concetto filosofico, non è un concetto giuridico. Quindi se il diritto è una singola norma incostituzionale, ripeto, lo strumento dell'ordinamento positivo è questo. Invece quello che era l'oggetto della mia esposizione, la mia chiacchierata, naturalmente richiede ben altro, era questo discorso: se ancora ha un fondamento, una posizione puramente positivistica. E io vi ho detto no, ma non per ragioni filosofiche o per ragioni di sistema, ma semplicemente perché questo è l'andamento della realtà. Per cui una trattazione importante come quella del professor Luciani, che è la più importante trattazione di teoria dell'interpretazione degli ultimi anni, è sbagliata, perché non tiene conto di tutti i dati della realtà. E nessuno vuol dire che la giurisprudenza creatrice è una cosa buona. Non lo so, ci sono, dipende dalle opinioni. I casi che vi ho citato sono casi, a mio giudizio, di tipo, sono orientamenti di tipo evolutivo. Naturalmente poi dipende dalle opinioni. Voglio dire, in materia, che ne so, di suicidio assistito o in materia di cessazione delle cure. Ci sono, proprio recentemente vi ho invitato in facoltà a Roma Massimo Cacciari, che ha fatto tutta una serie di casistiche, per cui ci sono posizioni cattoliche, ci sono posizioni del tutto laiche, ci sono... Di chi è la vita? Chi appartiene la vita? Una posizione ritiene che la vita è mia, è propria. Va bene che le questioni filosofiche... Quindi capisci? Non è che non... Non è che uno se la inventa.
Però Dario, vieni qua perché altrimenti c'è questo effetto strano di... No, io concordo. Lei ha fotografato la realtà. Sì, ero stato chiamato. Diciamo, chi fa il mestiere che faccio io oggi è in mezzo al guado. Perché c'è una norma che è sotto stress, l'articolo della Costituzione che lei ha citato, il giudice è soggetto alla legge, ma non è solo la legge. Adesso quel non solo si sta mangiando la legge. E il giudice è una situazione complicata. Diciamo che il corpo dei giudici oggi è largamente inconsapevole, perché sono un corpo giovane che è frutto di questa società, non ha domande. E il punto è, ma questo giudice, perché lei, io parlo perché lei ha messo il giudice al centro della sua riflessione. È giusto che sia. Questo giudice deve essere un operatore tecnico con tutte le sue... era parlato prima, o a questo punto deve essere anche un filosofo, cioè deve essere uno in grado di intercettare il mainstream, quello che succede. Ma per fare questo forse bisognerebbe cambiarne anche la collocazione istituzionale, forse bisognerebbe far entrare i magistrature laureati in filosofia, non lo so, insomma, noi siamo delle persone grevi, cioè abbiamo fatto un concorso, abbiamo vinto, cioè, oggi siamo messi in una situazione in cui sembriamo che tutto dipenda da noi, ma questo è perché è tramontata la politica. Qui insieme alla politica tramonta anche il luogo dove si fa la democrazia, dove si producono le leggi, perché poi quello che dice lei è perfettamente vero, ma c'è anche un deficit, l'ha detto anche il professor mi interrompo pure, prego. No, dico, questo è oggi, negli ultimi decenni, diciamo, emerge in maniera evidente, però è un'antica questione. Sì, sicuramente. La costruzione del diritto amministrativo nello Stato post-unitario è un dato appunto dello Stato post-unitario, 1880, 1890, 1900 e così via, quegli anni lì si è costruito il diritto amministrativo, per fare un esempio. Quindi voglio dire che l'interpretazione non possa essere limitata a una mera applicazione della legge, ma richieda sempre, ecco, la comprensione. Questo era il mio... Poi la cosa si è ulteriormente complicata, per questo abbiamo detto, della filo costituzionale e la pluralità delle fonti e delle corti. Ma è la Corte Costituzionale stessa che ci dice il diritto vivente. Tu puoi ordinare al prefetto di assumere, perché devi interpretare in modo orientato la norma, insomma, è la Corte Costituzionale che ha introdotto queste... La Costituzione ha introdotto questi elementi. Oggi siamo a un bivio, probabilmente. Siamo a una fase complicata. La posizione di Erti in questo è molto chiara, dice, si è passati da interpretare e decidere per fattispecie, come dice lei, a interpretare e decidere per principi. Interpretare e decidere per principi è tutto vago. Cos'è la solidarietà sociale? Abbiamo mi domando chi sono io per dire cos'è la solidarietà sociale. Questa era la tua conclusione, il tuo punto finale. No, ma è senza risposta. No, è senza risposta, però è la domanda che bisogna porre. Quello che Irti dice, un diritto incalcolabile. Dottor Galasso. Prego. Allora, intanto la ringrazio professore per la bellissima lezione e per tutti questi giorni di seminario, sono stati estremamente interessanti. Faccio una domanda che temo abbasserà un po' la tensione politica, però è una cosa che sto studiando, sto avvicinando al mondo del diritto e sto... mi sembra sia molto importante per la questione del metodo e dell'interpretazione, e cioè qual è il ruolo dell'analogia, o di che tipo di analogia si parla quando c'è un'interpretazione, diciamo, corretta, tra virgolette. Faccio riferimento, ci sono arrivato in maniera un po' indiretta, sto leggendo un testo di Enzo Melander che si chiama La linea del circolo, ci sono un testo gigantesco dedicato proprio a
dal punto di vista logico-filosofico all'analogia, ci sono due paragrafi dedicati all'analogia iuris e all'analogia legis. In questi due paragrafi Melandri si riferisce a un testo di Bobbio sulla logica del diritto, sulla logica del diritto, e distingue tra analogia iuris e analogia legis. Analogia legis sarebbe una assunzione, deduttiva, una pura deduzione. L'analogia iuris avrebbe invece un carattere sintetico. Questa è la domanda. Poi, cioè, questa distinzione è ancora valida per parlare di interpretazione? Bobbio poi conclude dicendo che quella corretta è l'analogia legis, comunque deve avere un... perché Bobbio è probabilmente positivista, comunque alla fine dei conti. Melandri richiama questo modo di vedere, cioè questa distinzione, dicendo che è una distinzione classica, si rifà sempre a Bobbio, che c'è sempre stata in qualche modo, ma è una distinzione che Bobbio presenta in una maniera innovativa, perché non fa scomparire l'analogia. Cioè Bobbio conclude dicendo che la razionalità del sistema, dell'ordinamento giuridico, si stabilisce non a priori, ma in base all'utilizzo dell'analogia, della corretta analogia. Sì, sì, ma qui abbiamo la norma del codice, non è che se prendete, voi avete i telefonini lì, prendete l'articolo 12 delle disposizioni preliminari, ce l'avete qualcuno? Articolo 12 delle disposizioni preliminari. Quindi quando c'è una lacuna nell'ordinamento, l'impostazione tradizionale cos'è? Si vede se una fattispecie similare disciplinata da un'altra norma, una volta stabilite che le due fattispecie sono similari, allora si dice quanto è stabilito dall'altra norma è espressione di un principio, e questo principio può essere applicato anche alla fattispecie non regolata. E quindi si arriva al principio e poi lo si proietta sulla fattispecie non regolata. Questa è regolata, questa non è regolata, però sono similari. Allora si dice questa regolata è espressione di un principio, e quindi il principio può valere anche per quella non regolata. Vabbè, famoso. No? No, quindi è il criterio di interpretazione. Poi la norma del codice, che tra l'altro questo è finisce in un'altra importanza, che nell'applicare è preleggi, no? L'applicazione della legge, nell'applicare. Sì, però va avanti. Poi arriva ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Se si apre, perché qui non prende tanto bene. No, quindi quando attraverso l'analogia si arriva ai principi, oppure il codice aggiunge, dice, oppure direttamente dai principi. Quindi già nel codice, perché questo era stato un orientamento proprio del diritto del fascista, questo dei principi, c'è un famoso volume degli anni 30, sui principi generali del diritto, c'è tutta l'elaborazione di Crisafulli, quindi il discorso dei principi generali è stato oggetto di una forte elaborazione da parte italiana della dottrina di allora. Quindi utilizzando i principi si risolvono i problemi di interpretazione è una cosa tradizionale, insomma, è pacifica. Qua stiamo dicendo una cosa ulteriore, in più, che vi sono delle affermazioni, delle acquisizioni, delle statuizioni giurisprudenziali, soprattutto da parte della giurisprudenza della Corte Suprema, cioè della Cassazione e Sezioni Unite, quella della Corte Suprema, che effettivamente appaiono innovative, cioè non trovano, anche se adesso col fatto dei principi costituzionali, infatti se voi leggete quelle sentenze che ho citato sono sempre agganciate a principi costituzionali, i principi costituzionali sono talmente ampli, sono talmente, vorrei dire, vaghi, solidarietà sociale, dignità della persona umana, diritti inviolabili dell'uomo come persona e nell'ambito delle formazioni sociali. Cosa sono questi diritti inviolabili? Che c'è scritto? Capisci? Quindi
diventa così ampio il richiamo. Ecco, la norma è: se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, sia riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe, quello che abbiamo detto. Se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Dello Stato, badate, i principi generali dello Stato. I principi dell'ordinamento giuridico vigente, leggiamo noi. Questa impostazione qui, però, con la Costituzione si è andata proprio ampliando in maniera enorme, perché la Costituzione è fatta tutti di principi e di valori, E lì il giudice è interprete dei valori quando applica direttamente il principio costituzionale, come in alcuni casi che abbiamo citato. E qui questo è la polemica di Irti, è questa qua, il diritto incalcolabile, se avete interesse lo potete leggere. Qui quando passiamo dalla fattispecie al giudicare per principi e per valori, insomma, la certezza del diritto in qualche modo va a farsi benedire, se così posso dire, e la capacità del giudice di determinare la sintassi, diciamo pure, dell'ordinamento, insomma, si amplia enormemente. Questo naturalmente si può ragionare, si può discutere. Quello che mi è stato detto prima, invece, coscienza sociale, effettivamente, a me non è chiaro per niente qual è il concetto, tra l'altro credo che sia un concetto filosofico, non è un concetto giuridico, un concetto sociale, il diritto non c'è proprio niente. E bisognerà che ce lo studiamo, io sto cercando di fare qualcosa in questa materia e cercherò di studiarlo un po', non è una cosa seria. Cosa vuol dire coscienza sociale? Alcuni dicono realtà sociale, alcuni dicono la natura dei fatti, questo è più Vichiano. La natura dei fatti, la natura delle cose. C'è l'incipit del Trattato di Vivante, che è, diciamo, la maggiore trattazione, la nascita del diritto commerciale italiano, dopo all'inizio, nel 1888, o meno, 90, 92, è proprio l'atto di nascita del più grande commercialista, uno dei più grandi d'Europa. E lui all'inizio proprio c'è questo, dice, gli affari, il diritto degli affari, e non può essere risolto con norme specifiche, impossibile. Quindi il diritto degli affari, per risolvere i casi che si presentano nell'ambito del diritto degli affari, la cambiale, i titoli di credito e così via, bisogna guardare alla natura delle cose. Il giudice deve guardare la natura delle cose, cioè che vuol dire quel particolare tipo di rapporto che disciplina richiede per poter funzionare. Questo è, quindi, diciamo, sono concetti, a mio giudizio, ancora tutti da studiare, perché anche Mengoni, che forse è il più autorevole di questi che abbiamo citato, però non è che poi entra, dice più o meno le cose che vi ho espresso io, però non è che poi entra a stabilire di che si tratta. È il concetto della Corte di diritto vivente, quello non abbiamo parlato, quello è importantissimo, perché la Corte come ragiona? Qui c'è il magistrato, c'è il giudice che ci può dire meglio. Allora, viene un caso, e il giudice si trova a dover applicare una norma. Secondo il giudice, quella norma può essere interpretata in maniera costituzionalmente corretta, perché più interpretazioni possibili, una, secondo quel giudice, può essere, infatti si dice interpretazione conforme, un'interpretazione può essere conforme a Costituzione. Allora il giudice segue questa interpretazione e non deve rimettere la Corte. Ma invece che cosa succede? Che su quella norma si è formata già una giurisprudenza.
che non è quella che il giudice singolo gradisce, è un'altra giurisprudenza, un altro filone interpretativo. E questo filone interpretativo si è consolidato, nel senso consolidato vuol dire che si è ripetuto, magari è stato avallato dalla Corte di Cassazione, o comunque si è ripetuto negli anni, nei mesi, non lo so. Allora il giudice rinvia la Corte perché dice: io la penso così, però essendoci questo diritto vivente che si è già consolidato nella giurisprudenza, tu Corte dimmi se quel diritto vivente va bene o no. E la Corte in questo caso, ormai da molti anni, invece di, come dire, correttamente la Corte dovrebbe dire: l'interpretazione costituzionalmente orientata è questa, tu giudice devi applicarla, punto e basta. Invece dice no, perché siccome c'è un orientamento già consolidato, appunto diritto vivente, quello può continuare a vivere nell'ordinamento, quell'orientamento, nonostante che quel giudice la pensa diversamente, anzi la pensa bene. Però quell'orientamento lì, essendosi ormai consolidato, può continuare a vivere. E quindi la Corte si fa carico di stabilire se quella interpretazione consolidata, ecco, diritto vivente, è corretta o no. Quindi qui proprio nel concetto di diritto vivente, insomma, abbiamo proprio, come dire, il riconoscimento di una posizione costruttiva della giurisprudenza. Se prendiamo per esempio, io avevo portato questo è Mengoni: la teoria del diritto vivente supera la posizione caratteristica del positivismo ottocentesco che identifica la norma col testo legale e aderisce al principio ermeneutico che al testo riconosce solo un valore euristico per la ricerca della regola di decisione, che grosso modo quello che cercavo di... Il testo è il dato di avvio dell'elaborazione della norma, nella quale si esprime il significato ascritto dall'interprete al testo in vista dell'applicazione a un caso concreto. Questa posizione si sviluppa in una serie di corollari, cioè la legge di per sé non è la realtà ma soltanto la possibilità del diritto, interpretare e comprendere il testo legale non è un'attività meramente dichiarativa ma un'attività che concorre alla formazione del diritto, eccetera, eccetera. Quindi capite, qui è... D'altra parte il concetto di diritto vivente ormai è diritto positivo, non è che, insomma, è pacifico nella giurisprudenza costituzionale, oltre che nella giurisprudenza, non solo nella giurisprudenza costituzionale, anche nella giurisprudenza ordinaria. Quindi posso ancora. Ci sono altre, abbiamo spremuto abbastanza. Lì ho tutta una quantità di appunti, avrei infinite cose da dire, quindi figuriamoci. Dai, è venuta la carta, non so altro da dire. No, per dirla con Arzi, ovviamente per dirla con Arzi potrebbe dire che la sentenza additiva della Corte Costituzionale potrebbe essere una forma di norma di riconoscimento della coscienza sociale. Se noi interpretiamo la coscienza sociale già come diritto, un diritto vivente, la sentenza additiva e emotiva del giudice in quel caso è norma di riconoscimento. No, il diritto vivente è un'altra storia. Il diritto vivente è un dato di fatto, cioè la Corte dice: questa linea interpretativa, che per me è sbagliata, bene, si è consolidata come diritto vivente, perché c'ha 1, 2, 3, 4, 5, 6 casi, Corte di Cassazione, quindi per me questa linea, che non va bene per me Corte, è diritto vivente. Quindi, essendo diritto vivente, io mi devo pronunciare su di esso e la dichiaro incostituzionale. Cioè, dichiaro che quella interpretazione di quella norma è sbagliata. Quindi non è un dato di fatto. C'è un senso specifico di diritto vivente rispetto alla giurisprudenza costituzionale. È un concetto che nasce nella giurisprudenza costituzionale. Praticamente.
costitutive. Costitutive. Che norma è più. Norma, di fatto. Sentenza della Corte, certo. Capito? Quindi, cioè non c'è un giudizio di valore. Quello che dicevo, la coscienza sociale è un giudizio di valore. Un giudizio di valore, cioè io per me giudice questo, uno di questi casi che vi ho dato, questa linea del diritto del convivente, che ne so, del figlio adottivo, eccetera, è ormai un dato consolidato nella coscienza sociale. Per me va bene e quindi dichiaro che ci esiste questo diritto. Questo è un giudizio di valore che si aggancia sempre a valori, principi costituzionali, da qui la polemica di Irti. E invece il diritto vivente è un dato di fatto, c'è una linea interpretativa che si è consolidata, per me il diritto vivente, che può significare un precedente consolidato per il giudice, dice ormai c'è questa linea, il giudice si attiene, l'avvocato si attiene, chi fa l'avvocato, io faccio anche l'avvocato, quando ho una linea giurisprudenziale consolidata sto tranquillo, vinco la causa sicuro, salvo casi rarissimi. Se invece ho dei precedenti contrari, sono cavoli. Quindi questo è un dato di fatto, cioè c'è una linea giurisprudenziale, poi posso contestarla, se la voglio contestare, chiedo al giudice di rinviarla alla Corte, come avvocato dico. Invece la coscienza sociale è un'altra cosa, è che il giudice, la corte, insomma, quello che sia, interpretando la coscienza sociale, e qui si apre tutto un mondo che qua non voglio neanche lontanamente entrare, che ha un valore, un carattere filosofico. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Non lo so, non lo so. Però fa questo ragionamento. E quindi riconosce il diritto dell'adottando, il diritto della convivente, il diritto del bambino ad avere i parenti, dell'adottato ad avere i parenti, del padre adottivo, eccetera, eccetera. Riconosce la risarcibilità dell'interesse legittimo. Io mi ricordo un caso famoso che c'era Guarino, un provvedimento del Ministero del Tesoro, all'epoca si facevano adesso, che aveva commissariato una banca. Commissariato, quindi arrivano i commissari, arriva il comitato di sorveglianza, praticamente la banca, insomma, perde quasi tutto il suo valore, eccetera, eccetera. Il provvedimento viene impugnato al TAR, confermato in Consiglio di Stato, annullato. Annullato. Provvedimento di commissariamento. Allora, il proprietario della banca, anzi un gruppo di soci, farono un'azione risarcitoria. Beh, ma avete distrutto la banca. Il provvedimento è stato annullato. La Cassazione, questo no. Questo non è un diritto, è un interesse legittimo. A fronte del provvedimento del Ministro del Tesoro, c'è un interesse legittimo, non c'è un diritto, quindi non è risarcibile, punto e basta. Questa era la vecchia posizione, ma la vecchia dei primi anni 90, non dell'età della pietra. E poi la Cassazione dice no, non può essere. Vabbè. Proprio questo tutto, proprio per, chiudiamo subito. No, ma ci io dice, ci ha parlato molto, che proprio per tutto cambia, vuol dire che la coscienza sociale forse non sarà un concetto giuridico, non saprei, non lo so, ma è un concetto di cui il diritto non può fare a meno, e finisce per presupporlo. Il punto qual è? È che è un terreno di lotta, soprattutto su certi nodi, dove ci sono interessi o valori, diciamo così, di lotta egemonica, è una questione di egemonia. Forse il concetto da recuperare per davvero, anche per togliere un po' il velo, è quello di egemonia, perché le precomprensioni, il peso degli interessi, del valore, dei discorsi su tutto questo, su interessi e valori, definisce degli assetti egemonici. Ecco.
che a me va benissimo. L'importante è che lo riconosciamo, diciamo che posso fare una piccola non difesa, però di Massimo Luciani, nel senso, io capisco quello che tu dici, e cioè che a volte si ha l'impressione che le sue teorie, la sua proposta, molto ben costruita, ma come dire, metta la realtà in un letto di proposte, no? La riduca. Però io ci vedo anche un'istanza di trovare un catecon, un paolino, un freno, un limite appunto all'interpretazione, un limite all'uso del riferimento alla coscienza sociale, un richiamo al fatto che dietro queste nozioni ci sono poi elementi politici, politico-ideologici, egemonici, di interesse, eccetera. Cioè è anche un modo per dire attenzione, perché siccome c'è una tendenza, anche perché così il ruolo dei giuristi, cioè i giuristi si illudono forse così, governano loro, e quindi sono, dicono va bene che la cosa va avanti così, e in realtà ci sono dei problemi, e ci sono dei problemi anche dal punto di vista della Costituzione, che è quello che a lui sta a cuore, infatti costituzionalmente orientata, ovvero, paradosso che facevo io prima, e se si arrivasse a una coscienza sociale, cioè a un'egemonia anticostituzionale, potremmo ancora, come dire, pensarla come compatibile con la Costituzione? Quale prevarrebbe? Verrebbe fatta fuori la Costituzione? Oppure indirettamente si affermerebbero dei principi poco compatibili? Sono casi, se vuoi, radicali, estremi, però non possiamo non porceli, perché la realtà si sta facendo sempre più radicale. Tanto questo approccio mi sta bene, che io all'inizio l'ho detto, sì, guardate, è un argomento delicatissimo, pericoloso, addirittura pericoloso. Non sei un iperermeneutico. Pericoloso. Non a caso ho citato giuristi nazisti. Quindi è un argomento pericolosissimo. Quindi quando Massimo mi dice, ma c'è l'interesse della società, i bisogni della società, i valori della società devono essere recepiti dal potere politico. Alla politica. È questo, è molto importante. È. Quando se mi dice ci sono filoni di interpretazione giurisprudenziale, forse non mi sei stato presentato? No, Dario Raffone. Che esagerano, no? Sono filoni esagerati, che potrebbero anche essere, dovrebbero essere fortemente criticati. Questo è un altro ragionamento. L'uso alternativo del diritto, quella è un'esperienza ormai superata e diversa. Comunque non ne ho trattato. È diversa da questa qui di cui ho parlato. Tutto mi sta bene. Quello che secondo me sbaglia la importantissima trattazione di Luciani è che lui non riconosce che così vanno le cose. Cioè lui dice, come mi posso spiegare? Cioè questa linea interpretativa, Mengoni, che risale a Gadamer, Ascarelli, insomma, eccetera, eccetera, lui ritiene che sia sbagliata. E invece quella linea interpretativa è quella esatta, che poi puoi contestarla se vuoi, cioè puoi dire no, il giudice non può, si deve attenere alla... Ma questa è una cosa dell'Ottocento, non l'ha detto più nessuno. Che il giudice è un mero applicatore della legge, una bouche de la loi. Lo diceva anche Montesquieu nel trattato, c'è scritto espressamente che il giudice è un mero dichiaratore della legge, ma non è così, non è mai stato così, non è così adesso, non è così prima. Poi, una volta preso atto di questo, poi possiamo criticare degli aspetti, questo sì. Questo che io contesto all'impostazione sul piano metodologico, ecco, non poi dopo. Va bene, grazie. Abbiamo spremuto come un limone.
presentati. No, ma più è arrivato, ma alla fine. Assolutamente no. La distinzione tra la giustizia amministrativa e giustizia ordinaria. Ah, più senti. Solo, ma mentre lì poi si annida un nucleo di potere mostruoso. Certo, questo è il dubbio. No, no, è quello. Però penso sia difficile superare. Dovrà no, essere. Quelli sono i padroni del popolo. Pare difficile. Vabbè, non ha più senso. No, e poi c'è un problema molto delicato, 111 ultimo comma, perché al momento in cui il Consiglio di Stato non era giusto.